Buongiorno, stamattina canto degli uccelli sul tetto. Evviva, hanno fatto il nuovo nido per la primavera. Buongiorno a tutti, come state? Io sto benissimo. Ogni tanto mi va di fare battute stupide. Allora, stavo pulendo ovviamente in casa come al solito, ma prima devo bere. Bevuto. Di solito quando è primavera comincio con i succhi, con tantissima acqua, perché mi va proprio di depurarmi. E poi ricordatevi che quando bevete tantissimo la pelle si idrata molto. Quindi al di là delle creme che mettete, cercate di idratare sempre il vostro corpo, perché l'acqua è importantissima per tutte le funzioni vitali del nostro organismo. Ovviamente se ce n'è un po' in più va a idratare bene la pelle e a fare tanto bene per tantissime cose, ovviamente a drenare i liquidi eccetera. Quindi bevete tanto e vi sentirete anche più sazi e riducete anche la bocca secca e la gola secca. Detto questo, allora io devo fare questo assolutamente, questo per voi, ed è questo. Bravi. Applausi a voi. Allora, questo vi devo per forza applaudire, perché per quanto riguarda le macchie sulle tovaglie, perché è uscito quell'altro mio vlog tempo addietro, in cui vi dicevo appunto che avevo delle macchie, appena io posto qualcosa su per quanto riguarda macchie su tovaglie eccetera, ragazzi, mi mandate una valanga di messaggi, non solo sotto i video di YouTube ma anche in direct, ma una valanga di messaggi, le sapete tutte, veramente le sapete tutte, dal percarbonato, dal sapone per i piatti, insomma dall'acqua ossigenata che ho pure io utilizzato. Ma io pensavo di saperne qualcuna in più, però evidentemente voi siete molto, ma molto più bravi di me. Ma veramente, cioè sono rimasto proprio così sorpreso dal fatto che veramente siete così ferrati e ferrate sulle macchie ostinate in casa, soprattutto sui tessili eccetera, che veramente potreste aprirvi tranquillamente una lavanderia e quindi creare veramente un grande business. Bravissimi. Comunque, io ieri ho preso questi tovaglioli in fiore, non so se voi li avete mai presi, ci sono 500 tovaglioli, li ho presi all'Ipercop perché ero andato a fare un po' di spesa all'Ipercop e ho preso questi tovaglioli. Mi piacciono perché sono un po' più consistenti, li ho pagati un po' in più dei soliti tovaglioli che prendo, anche perché questi ne sono 500. Allora, vi dirò, avevo letto qui apertura facilitata, infatti c'è una seghettatura che voi non riuscite a vedere, però di facilitato non c'è proprio nulla, vanno a scrivere queste cose, ma dico io, non potevate mettere una linguettina dove uno andava a tirare e si aprivano velocemente? Invece assolutamente no, bocciati per quanto riguarda questa apertura facilitata, però poi come tovaglioli insomma sono buoni. E questi qua li vado a posare prontamente, perché così ho pure i tovaglioli, ho un casino in questi mobili che prima o poi quando avrò il tempo devo mettere a posto, perché non so voi, ma io avendo questa cucina non tanto grande in realtà, perché gli spazi contenitivi sono pochi, infatti qui non li ho messi e ho messo solo qui questo mobile, però visto che io ho molte pentole, molti recipienti in vetro e quelli là insomma per le torte che facevo, le torte di cake design, ce le ho tutto quanto nello studio, altrimenti veramente mi servirebbe una cucina enorme. A parte questo, quindi ho difficoltà adesso di un attimino di andare, perché ovviamente non ho neppure un ripostiglio, e chi fa queste attività creative come me, oppure fa queste cose, faceva queste cose più un attimino più particolari in cucina, tipo il cake design eccetera, che ha bisogno di tantissimi strumenti, tantissimi diciamo recipienti, tegami eccetera, di forme varie, diverse, per la composizione appunto di torte a più piani, avrebbe bisogno di appunto una persona che fa questo, di una cucina proprio enorme, che io purtroppo non ho, e questo è anche un motivo per il quale ho abbandonato la cosa. Niente, vi volevo dire che praticamente sempre per questa spesa all'Ipercop, perché io adesso sto andando un attimino a pulire casa sommariamente stamattina, perché c'ho voglia semplicemente, e ho fatto scorta di questo perché è in offerta il quasar doccia vetri, che io utilizzo ormai da sempre e veramente lo straconsiglio. Questo soprattutto, come avete visto nel video della pulizia del bagno, un bagno splendido splendente, lo utilizzo spessissimo a fine pulizia
Io cammino tra chiari e scuri. A fine pulizia, soprattutto sugli specchi. E anche sugli specchi tipo dei soggiorni, tipo questo qui. Quanto sono brutto di profilo, vabbè. Tipo questo qui. Io lo vado tutto quanto a pulire e poi dopodiché ci vado a mettere questo spray doccia vetri. Perché io in realtà, come avete già ben capito mille volte, lo ripeto sempre perché c'è magari qualcuno nuovo iscritto. Allora, io i detersivi li utilizzo, eccetera, però non utilizzo sempre detersivi, diciamo, aggressivi. Tutti i giorni, insomma, quindi per i vetri è l'unica cosa che mi concedo è questo detersivo, perché lo vado ad utilizzare spesso, cioè diciamo un paio di volte a settimana quando si fanno i vetri o gli specchi, diciamo, va a prolungare molto di più la pulizia, nel senso va a proteggere meglio il vetro da eventuale vapore, soprattutto in bagno, quindi mi trovo benissimo col doccia vetri. Però per il resto sto cercando di utilizzare meno detersivi possibili. Per quanto riguarda il divano, se vi ricordate, avevo usato questo prodotto della Sanitec, questo qua con pH naturale, senza risciacquo, effetto nutriente, con cere naturali. Questi prodotti me ne sono stati consigliati anche da una ragazza, infatti la saluto, ciao Angie, che diciamo mi ha consigliato questi prodotti, che addirittura alcune catene di hotel utilizzano, e quindi sono ottimi prodotti, un po' più costosi ma davvero ottimi. Però questo in particolare per la pelle lo sto testando. L'ultima volta che mi avete visto utilizzarlo, l'ho utilizzato sul divano, effettivamente ha pulito bene il divano, però perché c'è un però, adesso nell'utilizzo più frequente. Allora, per esempio, ci sono questi cordoncini qui, che sono quelli che si vanno a sporcare un po' di più. Questi qua si fanno un po' più neri, quindi con quel detergente io devo andare ad insistere moltissimo su questi qui, perché questo detergente ha un potere pulente non proprio molto aggressivo. Ovviamente quelli per la pelle, i detergenti per la pelle, devono essere poco aggressivi, perché altrimenti sennò si va a levare quella protezione della pelle che conserva la pelle stessa. Quindi giustamente come prodotto quello lì è ottimo, però come potere pulente non è proprio il massimo. Infatti tante di voi mi dicevate di utilizzare, che ne so, le creme, scusatemi, latte detergente, che io a volte ho utilizzato, ma forse in base alla marca ha dato comunque un aspetto un po' giallognolo al mio divano e non mi è piaciuto. Però forse, vi ripeto, forse ho sbagliato io marca. Ma perché dimentico quello che stavo dicendo? Gravissimo. No, vabbè, sono da ricovero ogni volta. Vabbè, dicevo, mi avete consigliato anche per quanto riguarda altri detergenti, tipo, che ne so, chi utilizza, come utilizzavo io, l'acqua e sapone di Marsiglia naturale. Io ho un panetto di sapone di Marsiglia naturale, proprio al 100% biologico, fatto con dell'olio, veramente super naturale. Quello là lo scioglievo proprio un pezzettinissimo, tipo mezzo cucchiaino, dentro un po' di acqua tiepida, strizzavo bene il panno e andavo a lavare. Quando utilizzavo quella soluzione lì di sapone di Marsiglia e acqua tiepida, effettivamente il divano si puliva meglio, quindi ha un potere pulente, un'azione sgrassante migliore. Ovviamente però dopo, anche se quello è naturale, quindi a base di oli, però ovviamente dopo il divano è un po', tra virgolette, più secco, quindi va sempre un po' nutrito. Questi detergenti qui hanno questa funzione, tra virgolette, un potere pulente un po' più basso, ma poco più basso, quindi dovete andare a insistere un po' di più, però hanno poi il potere nutriente che fa sempre bene per dei divani in pelle, copelle, eccetera. Quindi questa è la mia esperienza per quanto riguarda i divani, eccetera, e soprattutto io quella che utilizzavo per le macchie, quelle specie di spugne magiche della Mastro Lindo, eccetera, e anche di altre marche, che quando avevo per esempio qualche macchia oppure volevo andare proprio a sbiancare il divano, veramente con quello, un po' di acqua, il divano veniva come nuovo. Solo che mi sono accorto che nel tempo, utilizzandola più spesso, questo grasso della pelle appunto va un attimino a levarsi, e quindi è più soggetto a rompersi il divano, quindi non lo sto utilizzando più. Quindi mi sto orientando sempre anche per una pulizia meno evidente, però con più nutrimento. È come se voi andate ad utilizzare il latte detergente e poi andate a mettergli anche la crema viso, e c'è qualcuno di voi che lo fa, mette anche la crema viso per il divano. Insomma, questo divano ha bisogno proprio di un trattamento spa.
Ma quanto è bello questo livello! Bello! Inoltre alla Coop ho preso pure queste due confezioni, una e due, queste qui così, due di questi sacchetti per il freezer grandissimi. Questi grandissimi della Coop, della linea casa della Coop, sono sacchetti trasparenti classici, sacchetti trasparenti da freezer, hanno un'alta resistenza, non li ho mai provati e mai comprati, non sapevo neppure dell'esistenza di questi, e addirittura sono anche più grandi di quelli di Ikea, perché sono addirittura 35x50, cioè come fa a vedere qui, potete andare a mettere addirittura proprio tutta la verdura intera, e una cosa, una soluzione del genere, guardate, è molto molto pratica, soprattutto per andare a congelare o anche a conservare dei cibi in frigo magari già lavati. E io questa qua la voglio utilizzare in realtà perché l'ho trovata in offerta a 69 centesimi perché aveva la carta, insomma, la carta socio, e in realtà questa qua la voglio andare ad utilizzare perché, tipo, quando vado a fare le pizze, a volte io mi faccio delle pizze ovviamente fatte in casa, e qualche volta mi capita appunto di congelarla a pezzi più grandi, così quando non voglio cucinare moltissimo, molte volte capita questa cosa, vado a incelofanare il tutto, mettere un po' di carta forno, carta cellophane eccetera, perché ovviamente la carta cellophane, mi raccomando, non la utilizzate, la carta da pellicola, insomma quella trasparente, non la utilizzate sui cibi molto acidi, così anche, e quindi il pomodoro, così anche l'alluminio. Quindi io di solito facevo così, coprivo di carta forno e andavo poi a rinchiudere tutto con la carta, appunto la pellicola trasparente. In questo caso mi è più comodo perché se mai ci metto solo la carta forno una volta raffreddata bene la pizza, quindi solo sulla parte di sopra, insomma, che va a contatto col pomodoro, oppure anche no, semplicemente direttamente così. Quindi le pizze le vado a mettere, a inserire questi pezzi direttamente qua dentro, senza andarli a tagliare maggiormente oppure a fare tutto il giro tipo mummia, queste pizze diventano tipo mummia per andare poi a congelarle. La insacchetto là dentro perché 35x50 è veramente un'ottima misura, non vedo l'ora di aprirle, adesso non le apro perché non voglio andare a sporcarle, perché le utilizzo comunque per esempio per il cibo, però queste qua mi hanno incuriosito molto e le voglio andare veramente a provare, a vedere. Poi che ho preso, ho un idropulsore per quanto riguarda il lavaggio dei denti eccetera, uno spazzolino elettrico della Waterpik, magari vi lascio anche il link se mi ricordo di Amazon sotto, dove l'ho preso e mi sto trovando benissimo, non ci rinuncerò mai, perché soprattutto questo che ho preso io ha sia l'idropulsore sia lo spazzolino elettrico, insomma una serie di spazzolini elettrici, però l'idropulsore è davvero eccezionale proprio per quando volete andare a levare i pezzettini dai denti, a massaggiare le gengive, e quindi vi mantiene il cavo orale molto sano e molto pulito. Però ci sta quella volta che io vado di fretta e voglio utilizzare un po' di filo interdentale, ho preso questo qua, non l'ho mai preso, era perché semplicemente costava di meno, se no di solito utilizzo quello là della Capitan Find, no, Capitan, pasta del capitano, pasta del capitano. Ma come si fa a essere così? Come si fa? Quale Capitan Findus? È pasta del capitano, oppure altri, insomma, anche della Coop stessa. Questa qui, questi qui invece lo utilizzo, vi ripeto, ho visto che costava poco e quindi l'ho preso giusto così per quelle volte proprio mordi e fuggi, perché io utilizzo sempre, diciamo il 90% delle volte, perché poi se si va di fretta si va di fretta, dopo il lavaggio dei denti è bene, buona regola, almeno la sera veramente passatevi il filo interdentale, sceglietelo sempre cerato, mi raccomando, perché così non vi va a rovinare le gengive. Poi ho preso anche un dentifricio della pasta del capitano che ho in bagno, e c'era sopra questa offerta, regalavano questo che io non ho mai visto, ed è un fresco spray alto fresco a lungo anti alitosi. Allora, da premettere che fortunatamente tutti i difetti del mondo ce li ho io, ma proprio tutti, non me ne manca proprio uno non me ne manca, però fortunatamente non ho mai sofferto di alitosi, e neppure quando mangio aglio, cipolle eccetera
si sente moltissimo, insomma, perché non lo so, avrà una carica batterica che distrugge direttamente queste cose, non lo so, però era in omaggio e mi ha incuriosito molto questa cosa qui. Non so se io la utilizzerò, la regalerò. Non ha, ovviamente ha dei problemi di alitosi, perché è sempre un po' particolare nel parlare di queste cose, magari con degli amici che magari hanno delle problematiche di alitosi, potrei andare a offrirgli questo. Adesso non ho persone che hanno questo problema, però vabbè, comunque ve lo voglio consigliare perché magari qualcuno di voi potrebbe averne bisogno. Questo qua è con propoli, protettivo contro le aggressioni microbiche, perché appunto sono i microbi e i batteri che vanno a creare l'alito cattivo. Quando vi lavate i denti, insistete molto, oltre che tra gli spazi tra le gengive, anche sulla lingua. La lingua deve essere spazzolata bene. Ci sono proprio degli spazzolini proprio per la lingua, perché sulla lingua ci sono e si annidano molti batteri, soprattutto la mattina, quando la nostra lingua non si ossigena bene, e la sera, appunto durante la notte, rimane attaccata al palato, quindi non c'è questa reazione e si vanno a proliferare tutti questi batteri. Questo ha anche un'azione purificante e soprattutto perché è andato in surriscaldamento la macchina, soprattutto allora ha un'azione purificante e soprattutto è senza zucchero, che è una cosa importantissima ovviamente, altrimenti con lo zucchero andiamo a vanificare tutto il discorso batteri eccetera. Al gusto menta fredda. Sentite, il discorso è questo: che ve ne vergognate o meno di questi argomenti, bisogna comunque parlarne, perché se c'è una problematica bisogna risolverla. Io credo che ovviamente non va bene andare a coprire con queste cose qui, però avendo la propoli, comunque dopo un attento lavaggio, un efficace lavaggio dei denti e del cavo orale, magari anche con colluttori naturali, perché no, anche con lo stesso colluttorio alla propoli, potete andare a prolungare in qualche modo la pulizia del vostro cavo orale con queste cose a livello naturale, tipo il propoli, che hanno comunque una proprietà antimicrobica, e quindi comunque può potenziare l'effetto del fresco e della pulizia della vostra bocca. Insomma, per un effetto a prova di bacio, questo è quello che fa per voi e per tutti noi. Detto questo, andiamo a mettere nel bagno questo qui, sperando che non ci serva mai. Però non si può mai sapere, sapevatelo. Poi che ho preso più? Mi è arrivata una cosa stamattina, molto molto contento di aprirla insieme a voi. Infatti andrò ad aprire insieme a voi questo scatolone di Amazon. Oh, oddio, è caduto il pacco. È caduto lo scatolone, annaggia la miseriaccia, perché è abbastanza pesante e mi sfila via dalle mani. Comunque, ho preso questa qui e l'andiamo ad aprire insieme, perché questa qua ho ordinato. Aspettate. Allora, forbice alla mano, vado ad aprire questo pacco, che è la mia nuova scopa a vapore, perché mi avete consigliato in tantissimi la scopa a vapore per quanto riguarda il tappeto. Io in realtà volevo prendere quella della Black & Decker, però sinceramente c'era un'offerta a pochissimi euro, e infatti la voglio andare a provare questa qui della Arit, se non mi sbaglio. Adesso la vediamo insieme e ci rendiamo conto se ho fatto una scemenza oppure no, però voglio andare ad utilizzarla. Questa qui mi piaceva perché era piccolina, non era praticamente una cosa molto molto grande, e aveva vari accessori. Allora, aveva vari accessori questa qui che mi piacevano tanto, quindi ho deciso di acquistare questa qua. Infatti costava anche poco, non costa moltissimo. Ha addirittura questi accessori, adesso ve li faccio vedere bene. Allora, ovviamente è piccolina, la regolazione ovviamente del vapore, con avvolgicavo altezza regolabile,
che poi ha accessori per la pulizia dei tappeti, quindi questa è specifica anche per la pulizia dei tappeti, come fa vedere. Infatti nelle istruzioni aveva proprio la figura di un tappeto tipo come quello mio, e quindi ho pensato bene di acquistarla. E poi ovviamente ha tutti questi accessori, che sono addirittura quello che pulisce le fughe, quello che pulisce i vetri, insomma vari accessori, divani, insomma anche l'acciaio, quindi fornelli eccetera. È ipoallergenico perché appunto leva tutti gli acari, questo è bruttissimo, cosa è un acaro. E poi ci sono le varie multifunzioni, è ideale per parquet ecologico. Qui fa vedere addirittura che potete utilizzarla per i vetri, per il bagno, quindi termosifoni con questo beccuccio piccolino, con questo qua andate a pulire di volta, di tanto in tanto, insomma la cucina, e anche soprattutto le fughe, perché ragazzi io fondamentalmente l'ho presa oltre che per il tappeto, e quindi non vedo l'ora di aprirla e di utilizzarla. Oggi non credo che lo farò oggi ovviamente, però voglio andare ad aprirla a vedere meglio, perché tra poco devo scendere, quindi bisogna aspettare almeno oggi pomeriggio. Comunque, perché mi avete detto in tantissimi: ma come mai vuoi cambiare il tuo bagno? Allora, vi porto in bagno con me. Questo bagno, allora, è stata la mia croce da quando sono entrato in questa casa. Queste piastrelle che voi vedete, che io vado a pulire per carità, ovviamente ci sono anche a terra. E a terra queste piastrelle assorbono lo sporco in una maniera incredibile, perché sono un po' porose, rughettate, però non vi so spiegare come mai, perché tantissime piastrelle che io conosco hanno lo stesso discorso di essere porose, di non essere lisce, però non attraggono lo sporco come queste. Questo è come se avessero proprio delle ventose. Avete presente l'attrezzo di Ikea che va a pulire i divani, insomma quello là con tutto quel rotolino, insomma è proprio così, cioè le mie piastrelle sono proprio così. Allora il bagno, per carità, io ringrazio Dio già di avere una casa insomma che mi protegga almeno dalle intemperie. Quindi qualcuno di voi mi ha detto: ma come mai vuoi andare a cambiare il bagno? Per una questione di averlo più bello, eccetera eccetera. Allora sicuramente se uno può andare a migliorare casa propria anche a livello estetico, per carità, ma in questo caso specifico, perché tutta la mia casa e tutta la mia idea di casa è prima di tutto una questione di cambiamenti che siano funzionali. Prima si parte da quello, dopo si arriva anche a conciliare il discorso estetico. Allora sicuramente lo cambierei, oppure gli troverei un investimento da sopra che sia con delle altre piastrelle. Addirittura ho contattato anche una persona per la resina, però erano dei costi esorbitanti, perché mi piace tantissimo la resina in bagno, è antimuffa eccetera eccetera, veramente sono delle cose spettacolari, però iper costosa. Poi c'è anche il discorso che io non so, ahimè, se rimarrò ancora in questa casa, e questa per me è una pugnalata, perché molto probabilmente mi devo spostare per lavoro, e quindi già ho visto alcune case che non mi piacciono tantissimo, però per una questione di lavoro ci devo, insomma, forse mi dovrò spostare. Questo non è una cosa imminente, però da qui a un anno, insomma, devo vedere un attimino questa cosa. E niente, dopo sacrifici, dopo che uno costruisce tra virgolette un castello di carta, anche se questo non è un castello, ma per me lo è, è brutto rinunciare eccetera eccetera dopo tutto questo, anche se è una mansarda, anche se è una casetta non tanto grande, però voglio dire, ci ho messo mattoncino per mattoncino davvero, e quindi a cercare le soluzioni eccetera, e quindi un po' mi dispiace altamente di doverla lasciare per questo motivo, però ancora non è una cosa sicura. Poi vi farò partecipi sempre dei miei spostamenti, non so dove andrò a finire, vabbè, però comunque niente, tutto questo per dirvi punto che il bagno non so se rivestirlo o meno, perché sia per una questione economica devo valutare bene la spesa, sia per una questione che non so se ne vale la pena ovviamente se me ne vado da qui. Avevo anche intenzione in realtà di, se rimanessi qui in questa casa, di fare dei cambiamenti strutturali molto molto importanti, però questo è sempre subordinato a un fattore di prezzi, b a un fattore ci rimango, non ci rimango, non si sa.
Per adesso mi vado a pulire le fughe con questa vaporetta dell'Ariete. Questo appunto è lo steam mop dell'Ariete e vi farò sapere appunto com'è. Allora, io ho pranzato e adesso mi voglio aprire con comodo, cioè aprire, montare più che altro con comodo anche lo steam mop dell'Ariete. Niente, allora avvicino un attimino qui la sedia così vi appoggio su questa sedia. Sono stato 3 giorni fa all'IKEA. Ecco qua, vi ho posizionato un attimino sopra a questa sedia. Allora, praticamente prima che vado a montare un attimino lo steam mop dell'Ariete, voglio far vedere da IKEA. Ho preso questo, che non so se voi lo conoscete. Questo qua è un portabicchieri. Avete presente quei bicchieri grandi di vetro, ovviamente, da vino? Si mettono a testa in giù, si infilano qua dentro per la base e quindi vengono così, essere sospesi così. Questo qua si mette sotto dei mobili. Io in realtà questo qua lo voglio andare ad utilizzare non tanto come portabicchieri, perché non ho una superficie adatta così, e sotto i pensi della mia cucina non mi piace averli a vista questi bicchieri. Voglio andarlo ad utilizzare in realtà in questo mobile qui, questo, se mi riesce, questo qui, dove io ho la scopa, ho il mop, insomma quella è un billy di IKEA, è una piccola libreria dove io ho messo appunto quest'anta di vetro. Questo qui sono andato a organizzare un pochettino le cose per pulire, insomma, alcune delle cose per pulire, tipo il mop, tipo lo Swiffer, eccetera. Quindi vorrei attaccare questo qui sotto una mensola, mettergli dei gancetti e attaccare appunto il mop, lo Swiffer, eccetera. Voglio vedere se questo qui ci entra. Non so in realtà se entra là dentro. Ad occhio dovrebbe entrarci, però non lo so. Vabbè, vedremo. Tanto costa poco e volendo lo posso anche restituire, quindi ho preso giusto così. Poi ho preso alcune cornici, vi faccio vedere poi la prossima volta, tanto sono semplici cornici bianche come queste qui, infatti una se n'è anche caduta. E poi questo qui, ho preso questo vassoietto, una novità di IKEA, un semplice vassoietto, perché utilizzo tantissimo i vassoi, come avete capito. Da Tiger invece ho preso altri due di questi qui, perché mi piacevano, erano scontati, quindi costavano 1 euro l'uno. Mi dispiace per il colore, ma visto che li metto all'interno di un'anta del mobile, non mi interessa. Mi interessa solo il discorso che siano contenitivi. Questo già l'avete visto tante volte nei vlog e quindi ok, questo qua è andato. Ho preso questo, voglio coltivarmi un avocado, l'ho voluto prendere, è un coltivo avocado, costava 1 euro, lo metto qui dentro, gli metto il seme e aspetto che la piantina cresca, ci metto l'acqua dentro una ciotola e è fatto. Insomma, questo qua è il funzionamento di questo strumento per far sì che si coltivi l'avocado in casa. È simpatica questa cosa, se mi riesce mi piace pure vedere qua proprio la piantina dell'avocado. Da Tiger ancora ho preso, l'ho visto dal canale di Sara Omjolie, che mi ha contagiato, è diventata una mia influencer. Ho preso questo cucchiaino col cricetino grigio, perché c'era anche quello là, mi sembra rosa, e l'ha preso rosa o arancione, non mi ricordo, perché c'era arancione, rosa e blu, mi sembra, non mi ricordo. Comunque questi sono i colori, Sara l'avrà preso sicuramente o rosa o arancione, non mi ricordo, però mi è piaciuto tantissimo. È di ceramica, mi piace proprio questa cosa del cricetino. Appena io l'ho visto ho detto no, Sara lo devo prendere pure io, perché lei mi influenza moltissimo negli acquisti. Però lei prende, purtroppo, ahimè, tutte cose sul rosa. Io invece, che non che odio il rosa, però fondamentalmente non è un colore che mi piace molto. Cioè mi piace, ma adibito a Sara, ma a me non ce lo vedo. Quindi ho preso questo cucchiaino qui in grigio, che secondo me è carinissimo. Proprio, anche se io non andrò a girare lo zucchero, perché io non zucchero le bevande. Però dovevo avere il cucchiaino fatto così, perché mi devo andare a girare il caffè la mattina, la schiumina, che ne so, se ci vado a mettere un latte vegetale. Mi piaceva, l'ho preso perché è troppo bello, è troppo carino, magari con il miele qualcosa ne farò, sicuramente, perché è troppo carino, guardate qua, ma è proprio carinissimo, è simpaticissimo. Quando vado da Tiger mi caso, ma che volete da me, ma io non ne so perché. Ah, poi sono andato anche da Maison du Monde. Maison du Monde aveva dei profumatori che mi piacevano, che io prendo spessissimo, che io adoro, proprio adoro, e li aveva in offerta, e sono questi qua. Se vi ricordate, in un vecchio video vi ho fatto vedere la stessa profumazione in quella boccettina tondo, in realtà a spray, e li avevo preso sia di questa fragranza, che è Sable Doré,
infatti questi erano gli ultimi pezzi al 50%, sia Sabidore sia mi sembra quello all'ananas, insomma quello all'ananas mi è piaciuto poco, nel formato sempre tondo a spray, e invece questi erano quelli là un po' più piccolini da tenere sparsi per casa, ospite improvviso, ottimo. Ma questo qui, Sable Doré, ragazzi, a me piace talmente tanto, vi ripeto, sembra più un profumo da donna che dolce, molto dolce, ma bello, sciccosissimo, mi piace tanto, e in questo formato mi piace ancora di più perché non è molto invasivo, lo posso chiudere in un cassetto, mi piace tanto. E quando vado a fare delle spruzzate di questo, raramente, però quando le vado a fare veramente sono sicuro che la casa è veramente profumata. Questi li ho pagati al 50% da 5 euro, 2 euro, sì, 2,50 euro. Ne ho presi 3 perché erano gli ultimi 3 pezzi, anche perché non è una fragranza che stanno riproponendo, quindi erano quelli là che erano rimasti. E ho detto fammi fare scorta perché questo qua veramente lo consumerò proprio in maniera molto, molto, ma proprio molto, molto lenta. In maniera lenta. Vabbè, con parsimonia in realtà, perché davvero a me piace proprio tanto. E poi quando lo vado a spruzzare, questo davvero rimane per molte ore nell'aria, ma è buonissimo. Io non so se faccia bene, sicuramente no, perché è molto persistente, è molto buono ed è l'unico, uno degli unici a spray che veramente rimane tantissimo. Comunque se vi capita di sentirlo da Maison du Monde, Sable Doré è bellissimo. Bellissimo, veramente, molto molto bello. E quindi questo qua è uno, credo, tra i miei preferiti di profumatori per la casa, mi piace tantissimo. Io in realtà poi acquisto questi profumatori, ma non li metto tutti i giorni, pure le Yankee Candle non li metto tutti i giorni, proprio perché so che fanno in qualche modo male, quindi non vado a metterli. Però mi piacciono proprio tanto, tantissimo questo qui, soprattutto quando c'è una serata improvvisa, che ne so, avete fatto tutti i servizi di casa, la casa è pulita e perfetta, viene quell'ospite all'improvviso e volete una cosa diretta, che non sia la candela classica oppure, che ne so, l'olio essenziale, che per quanto si può sentire non è mai forte come questo qua. Questo qua è persistente ma è buonissimo, io veramente me ne sono innamorato, pazzo. Allora, questa è la steam mop della Diete, mi piace perché è piccolina, è poco diciamo invasiva per quanto riguarda gli spazi eccetera, è pratica, molto pratica perché è piccolina, guardate, molto molto pratica, piccolina, mi piace perché si mettono tutti i vari accessori, ne sono un'infinità, mi sembra una decina di accessori, questo qui insomma per andare a fare le parti un po' più, che ne so, tra le fughe eccetera, questo qui per i vetri che sono curiosissimo di andare ad utilizzare, che si fa così. Poi questo qua è il recipiente per andare a mettere l'acqua, questo è il manico che c'è, piccolino, perché poi si stacca per utilizzarlo anche senza manico, questa è la plancia dove si alloggia appunto il panno, mi piace moltissimo proprio, no, mi piace molto proprio la... diciamo il discorso ergonomico, perché è piccola e carina, e ci sono tutti questi accessori per la pulizia. Di panni ce ne abbiamo due. La cosa strafica è il fatto che si mantiene in piedi, e questa è una cosa che mi piace tantissimo in plus per quanto riguarda i prodotti di questo genere, perché voi quando andate poi a pulire di qua e di là, il fatto di potersi mantenere all'impiedi, tipo non come il Dyson, che è una cosa secondo me scomodissima, il fatto di non potersi mantenere in piedi, veramente la trovo una cosa veramente molto scomoda. Invece mi piacciono moltissimo queste scope fatte così, che siano aspirapolveri, steam mop eccetera, che si mantengono in piedi. Thank you.
Allora, una prima impressione è ottima, veramente mi piace tantissimo il fatto che sia molto molto maneggevole, ha questa specie di base insomma che si muove in tutte le direzioni tipo uno Swiffer, è leggera, l'unica cosa ovviamente che io odio ma in questo in tutti gli elettrodomestici è il filo, però veramente se riuscissero a fare una stessa identica scopa a vapore senza fili, cioè sarebbe proprio la manna dal cielo. Mi piace perché si scivola meglio anche sul parquet, perché sul parquet di solito è difficile a far passare in maniera molto liscia i panni, quindi per chi ha un parquet capisce quello che sto dicendo. In realtà il parquet crea sempre un certo tipo di attrito, almeno che non è incerato bene. Io adesso ho fatto una passata così sommaria e mi piace molto, anche perché pulisce bene, ovviamente senza detersivi, perché questa è una cosa proprio che io l'ho presa proprio per questo. La devo provare un po' sulle altre parti di casa, i vetri, specchi eccetera. Approfitterò della prossima giornata di sole per fare delle pulizie un po' più in grande e curiosissimo di provarla in cucina, nel bagno, insomma dappertutto e soprattutto sul tappeto. Sicuramente devo informarmi bene per quando vado poi ad utilizzarlo dopo aver messo la cera sul parquet, perché almeno ogni 4, 5, 6 mesi vado sempre a mettere la cera da capo sul parquet. Se avete una casa normale, fino adesso questa ve la consiglio, però devo fare ovviamente i miei vari test per tutta casa e soprattutto vedere per quanto tempo riesce a funzionare, perché queste scope così a volte danno delle problematiche. Già vi dico in anteprima che come ergonomia è ottima, cioè veramente molto maneggevole, veramente è proprio leggerissima, maneggevole, si snoda bene, mi piace moltissimo. L'unica cosa, vi ripeto, che io odio, ma questo in tutti gli elettrodomestici, è il filo, che secondo me in questo caso deve essere un po' più fino è un po' più lungo, però gli metterò sicuramente una prolunga per farla arrivare così un po' per tutta casa. Mi voglio organizzare per utilizzarla bene 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 dappertutto e vedrò se potervela consigliare o meno. Io magari vi lascio il link sotto nelle info, però per un test specifico voglio vedere un po' bene, almeno dopo un mesetto di utilizzo, una settimana eccetera, voglio andarla, vi ripeto, a utilizzare per queste pulizie un po' più in grandi e soprattutto anche per i vetri, perché sono curiosissimo di utilizzare proprio l'accessorio per i vetri. Noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se no qui vi faccio stare con me fino a stanotte e quindi non va bene, anche perché non ho dei pigiami sufficienti, quindi se qualcosa venite a casa portatevi il pigiama e le pantofole. Ciao.